ha ideato una rapina a Palomonte nella filiale della banca di credito cooperativo di Buccino ed è stato arrestato dai carabinieri. Si tratta di un 43enne residente a Capaccio, cliente della banca, il suo nome è Antonio Paolino. È stato arrestato nelle ultime ore dai militari della sezione operativa della compagnia dei carabinieri di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli. A Paolino sono stati concessi gli arresti domiciliari. Per gli inquirenti, l'uomo ha ideato la rapina che fruttò circa 110.000 euro, avvenuta a Palomonte il 13 agosto del 2020, e avrebbe anche ingaggiato i banditi per mettere a segno il colpo. Il 26 maggio dell'anno scorso furono arrestati i quattro malviventi che effettuarono la rapina e presero in ostaggio il direttore dell'istituto di credito. Furono arrestati William Graziano, 46enne di Salerno, dipendente della filiale, Pietro Smaldone, 59enne di Vivastro Cilento, Giovanni Liguori e Alien Paone, di 52 e 46 anni, di Salerno. Gli investigatori hanno appurato che la rapina è stata organizzata da Paolino e da William Graziano, all'epoca dei fatti dipendente dell'istituto bancario di Palomonte. Il 13 agosto del 2020 il direttore della banca fu minacciato, sequestrato e aggredito dai rapinatori, in particolare da Paone, che si fece consegnare la chiave della cassaforte per rubare il denaro all'interno. Ad incastrare la banda sono state le intercettazioni telefoniche effettuate dai carabinieri riguardanti il recupero del bottino da spartirsi. Il dipendente della banca Smaltone si erano recati nei pressi dell'abitazione di Liguori, l'altro rapinatore, e lì, pedinati dai militari, hanno discusso proprio del recupero del denaro provento della rapina. Graziano, l'impiegato della banca, che era stato trasferito a Palomonte qualche giorno prima del colpo, secondo gli investigatori, sapeva che il 13 agosto, quando fu messa a segno la rapina, il collega che prestava servizio allo sportello era in ferie ed era consapevole che nella cassaforte ci sarebbero stati circa 110.000 euro. I carabinieri hanno così accertato che Smaldone era una vecchia conoscenza di Graziano, preziosa quindi per gli investigatori anche le dichiarazioni del direttore della banca per ricostruire il tutto.